Vi ricordo che è uscito anche un video su Itel che trovate in descrizione. Se poteste andare a supportare anche quel contenuto ne sarei super contento, bolidi miei. Ve lo dico perché magari qualcuno di voi se l'è perso, è uscito proprio così a sbuffo. Grazie a tutti quelli che passeranno anche solo per un semplice saluto. Ci ritroviamo sotto anche i commenti di quel video. Buona visione. Salve a tutti bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Ragazzi, ci siamo tornati, anzi io no, non sono mai andato via, ma il manga di One Punch Man è tornato dopo la pausa estiva, che per pausa estiva si intendeva un mese di stop dalla pubblicazione del manga. Ora però non sappiamo se effettivamente si riprenderà la normale continuazione, quindi un capitolo ogni due settimane, io me lo auguro, questo perché il manga, il capitolo in questione, il 171 che vedremo adesso, e ci saranno logicamente degli spoiler insomma parleremo un po' del capitolo in sé, che vi invito ad andare a recuperare nel caso non l'aveste ne ancora fatto, come però ancora vedete voi. Il punto del discorso però è uno solo: secondo me si potrebbe continuare con la pubblicazione, diciamo, bimensile dei capitoli. Questo capitolo 171, che dà effettivamente inizio a un nuovo arco narrativo, segue di pari passo tutto quello che è successo nel webcomic. Ora, il webcomic però ormai è fermo da un annetto, se non ricordo male, quindi se il manga andrà avanti come va avanti adesso, lo raggiungerà al volo, diventando così l'opera principale, perché sappiamo che il webcomic non è canonico al 100%, perché la figura di Orochi, per esempio, non esiste, ma è l'opera di One, il disegnatore, diciamo, del manga di One Punch Man e Murata. One è quello che gli dà la storia, però One disegna anche una roba a parte chiamata webcomic, che va un po' a mettere alcune chicche particolari, ma non è l'opera originale. Tuttavia, il capitolo inizia con dei personaggi che probabilmente sono una nullità, che vanno a bussare alla porta di un uomo, convinti che fosse un loro vicino normale. In realtà è tipo King, che è nascosto lì, e tra l'altro sta bene, ragazzi miei. E questa è una cosa che però ci torneremo poi sopra, perché successivamente ritorniamo sulla zona dell'impatto, quello che abbiamo visto nella saga di Garo effettivamente è quella dello scontro definitivo, dove ci sono tutte le macerie, e vediamo che Pig God è lì alla ricerca di qualcosa, probabilmente è uscito dall'ospedale in cui era ricoverato in maniera anche abbastanza illegale, se vogliamo, insomma è uscito così, scappato, perché intanto proprio vanno poi a cercarlo e gli dicono effettivamente sei ancora convalescente dalle radiazioni di Garo, quindi perché sei qui. E come vi dicevo prima, una cosa che però io non ho capito effettivamente di questo capitolo è come mai, a discapito della stessa quantità di radiazioni assimilate dal corpo sia di Pig God che di King, e considerando la potenza di uno rispetto all'altro, perché Pig God sta male mentre King sta benissimo, o quantomeno non è ricoverato, come possiamo vedere all'inizio del capitolo? Questa è una cosa che io non ho ben capito e penso sia un errore, però volevo farvela notare. Tuttavia, abbiamo la presentazione di un altro eroe, classe A, rank 35, di nome Eir, che è una semplice comparsa, che è stato portato lì da il colonnello, mi pare, appunto, dell'organizzazione degli eroi, che adesso non ricordo, insomma, il capo esecutivo, quello sempre vestito elegante, con l'occhio, insomma, strano, almeno penso sia lui, non lo fanno vedere chiaramente. Però l'obiettivo di Eir è quello di riuscire un po' a contenere Pig God e a portarlo in ospedale dove era appunto ricoverato, perché è lì che sta cercando, Pig God sta rumando, hanno tutti i detriti. Scopriremo in seguito che effettivamente Pig God era lì con una ragione ben specifica, ovvero quella di eliminare Evil Naturewater, che era sopravvissuto. In una piccola percentuale era lì, Pig God questo lo sapeva perché aveva il dubbio che quantomeno fosse sopravvissuto, e quindi come eroe non voleva lasciare nulla al caso, e quindi l'ha assimilato, non prima che però Eir venisse fondamentalmente messo fuori dai giochi in un modo abbastanza, si fa figo ma finisce subito. Tuttavia il protagonista effettivo del capitolo, e che mi è piaciuto tanto, insomma, la sua presenza, il suo ritorno, sono contento perché è proprio uno dei miei villain preferiti, è Coso Black Sperm, che è tornato. Perché se vi ricordate, quando era diventato Platinum Sperm,
aveva fatto in modo che una sua piccola cellula, come appunto assicurazione, fosse separata dal suo corpo, in modo che se effettivamente Platinum Sperm venisse distrutto, aveva questa possibilità per ricominciare. Scelta abbastanza saggia, se vogliamo, perché ora come è andato a finire lo sappiamo tutti. Qui sta navigando anche lui un po' preoccupato della sua realtà, perché dice: ormai io sono una cellula adesso, fondamentalmente sono, ok che ha il corpo, però è uno spermino piccolo, scarsissimo. E dice addirittura che pure un cane, pure un insetto a quanto pare, o comunque qualsiasi forma di vita, potrebbe eliminarlo. Quindi ha bisogno di assimilare proteine. Solo che come fa effettivamente a farlo se girano ancora gli eroi qui, tra cui anche gli eroi di classe S? È un problema. Fortuna vuole, anzi in realtà no, che Black Sperm si imbatté pure in Saitama e Garo, i quali erano lì che, se vi ricordate, stavano cercando i detriti, o comunque stavano cercando la loro palazzetta della zona della città Z. La trovano, fa ridere, perché tipo Saitama prende l'intero edificio, lo piazza lì e dice: oh, ok, ce l'abbiamo, abbiamo ancora la casa. Perché se vi ricordate, negli scorsi capitoli, nell'ultimo in realtà, stavo cercando appunto la sua abitazione. Ora, un'altra parte importante è la ricomparsa di Rover. Ebbene sì, in versione però mini mignon, che viene preso e adottato da Saitama, proprio come nel webcomic. Tuttavia, Genos poi dopo si separa da Saitama, perché deve ritornare al quartiere generale per delle, degli argomenti di cui deve affrontare delle cose particolari, non si sa ancora che cosa siano. Lascia Saitama da solo con Rover, che è diventato, come dicevo prima, piccolino, dolce, caro, carino, e Black Sperm decide di attaccare appunto Saitama per entrare dentro di lui, penso, dicano così. Devo rischiarmela, non esiste posto più sicuro che pararsi dentro questo tizio fortissimo. Lui dice così, ma il capitolo si conclude con Black Sperm che si avvicina a Saitama, Saitama che lo nota subito e si ferma lì. E qui mi viene da pensare, perché effettivamente, se vi ricordate, le uniche persone che a quanto pare sanno effettivamente della potenza di Saitama sono Genos e Black Sperm, i quali sono gli unici che si ricordano effettivamente del pugno che Saitama, quello su Giove, su Io in realtà, ha dato a Garo. È interessante anche far notare che probabilmente pure Saitama non è a conoscenza ancora del suo potere sviluppato. Perché se vi ricordate, nel capitolo in cui Saitama entrò effettivamente a contatto con la vera forza di Garo e ci fu quel crescendo incredibile, Saitama è ritornato indietro nel tempo e ha battuto Garo prima che succedesse tutto ciò, prima che andassero su Io. Perché in questa realtà, che è quella ufficiale dove sono andati avanti, Io esiste ancora, eccetera. Quindi Saitama non ha ancora quel livello di potere, io credo che ce l'avrà sempre comunque. Che sia Garo, che sia qualcun altro a farglielo venire fuori, ce l'ha sicuramente. È una cosa che è all'interno di lui Saitama, cioè in quel frangente Saitama l'ha sbloccato solo perché aveva un avversario forte, come vi dicevo, indipendentemente che sia Garo o meno. Poi potrebbe anche essere che in realtà sia a conoscenza effettivamente del suo effettivo potere, perché Saitama è un break the rules, cioè nel senso spacca un po' tutte le regole. Staremo a vedere cosa succederà. Quale sarà la nuova saga ancora noi non lo sappiamo, però fa specie che ci sia questo capitolo qui e che ci sia il suo riferimento papale nel webcomic. Quindi è facile ipotizzare che questi due elementi, il manga e il webcomic, pian pianino si uniranno. Anche se non è ben chiaro, non c'è niente al di là di questo singolo capitolo che ce lo potrebbe far intuire, però ragazzi miei, tutti l'hanno pensato effettivamente. Webcomic, vi ricordo che però ufficialmente non è disponibile in italiano, quindi ve lo dovete guardare in giapponese fondamentalmente o in inglese, ed è, come vi dicevo all'inizio video, un pelo più avanti rispetto al manga. Anche se non è ufficialmente canonico, perché mancano effettivamente dei personaggi che nel manga ci sono e che stanno sviluppando e che hanno sviluppato la storia nel punto in cui siamo. Quindi è interessante la situazione generale in cui ci troviamo, ma non pensiate assolutamente, almeno adesso, ad oggi, che il manga possa copiare papale quello che è nel webcomic anche nel prossimo futuro, con tutti gli avvenimenti che vedremo. Almeno mi sento di dirvi questo io. Cosa ne pensate voi invece di questo capitolo? Vi è piaciuto? A me sì, nonostante sia stato calmo, ci fa però presagire che succederà qualcosa di interessante. Voglio capire bene cosa farà adesso Black Sperm, visto che Saitama si è accorto di lui, come se la svignerà fuori. Detto ciò, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Da che buio è tutto, e ci rivediamo nel prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, buoni. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.